lo specialista, ne abbiamo appena congedato uno, ma è tornato come ogni mercoledì. Ci siamo dati il cambio. Esatto. No, scusa Piero, guarda, non entrare nell'inquadratura di Sara, sennò si arrabbia, per malosa lascio per malosa, ma no, ma in mercato. Sono permaflex io. Permaflex. Io sono morbidosa, non sono permalosa, dai. Ma diciamo. Anche tu hai la maglietta personal trainer? No, non la uso più. Non la usi più? Non la uso più, ma ci chiedo poco questa terminologia. Quindi personal sono trainer. Sono tutti personal trainer, tutti americani, inglesi. Però se non fa una cosa male, ma fa niente questa io cosa. Io preferisco il trailer. Io preferisco istruttore una volta come ai vecchi tempi, no? Però ormai si è diventati tutti ormai ultra tecnici, ultra inglesi. C'è personal directory manager, art manager prodotto 27.5. Arriva il velino, Sara. Cioè, il player manager, ce ne sono di tutti, come abbiamo un velino d'eccezione. Che bell'uomo che c'è, veramente. Che peccato che non lo inquadriamo. Dai, fatti vedere, fatti vedere. No, ma guarda, io sto studiando qualcosa per venerdì per far vedere un po'. Che timidone, che timidone. Ma è riservato, riservato. Ci saranno defezioni dell'ultima ora, mi sa che venerdì ci faremo regia da sole. Siamo quasi, mi sai, perché vedo tutti distrutti, un po' raffreddati come me. Un po'. Siamo così. Veramente rovinati, sì. Però insomma. Ah, vabbè. Ma adesso ci ricostituiamo. Oggi parliamo un po', oggi parliamo di falsi miti sui metodi di cottura, no? Ecco. Vedi. Nel senso, è meglio la braccia, non è meglio, cosa fa, cosa non fa, la famosa frittura di pesce, come la metti, l'olio, friggere o non friggere, pentola a pressione. Sta avendo la fame, Piero, che tu non hai idea. Cottura a vapore. Perché la guerra è nata sempre dietro a un problema. Ma i metodi di cottura poco corretti fanno perdere vitamine e minerali o fanno venire anche dei malattie, tumori, cancri. Tutto questo è nato prima del cancro, tumori. A causa della mancanza di vitamine, di minerali, di sistema immunitario forte, e dietro tutte queste metodi di cottura c'è sempre un discorso commerciale. Ovvio. Nel senso che adesso ho fatto il forno a microonde, temperatura bassa, temperatura alta, frequenza bassa, frequenza alta, tutto quello che volete, tutto quello che c'è in giro, frittura, l'olio che va, ci vuole un certo tipo d'olio, bollire a che temperatura, tutte queste cose, pentola a pressione, ogni tanto partiva qualche pezzo di pentola in giro per la casa, saltava metà casa. Sicuramente ci sono delle tipologie di cotture più adeguate per gli alimenti. Il problema è far capire alle persone che una pentola in teflon o in pietra, questa è la storia della pietra falsa, sì, non può costare 8 euro al supermercato, ragazzi, questo è il discorso. Se un prezzo medio è 100 e tu lo trovi 8 euro al mercato, c'è qualcosa che non quadra, ecco, nel senso. Poi tutti i vari metodi di cottura, a partire dal forno microonde, no? Che sostenevano che comunque ti fa perdere spesso i valori nutritivi, poi non può a lungo andare rovinare anche a livello di gusto. La persona mangiando sempre roba cotta, stracotta, i cibi. Sicuramente poi condirla tre volte tanto vale. Quindi no? Sicuramente il forno a microonde è la cosa più semplice per chi ha poco tempo, no? Diciamoci la verità. Però la storia del forno a microonde è nata 20 anni fa. Uno studioso svizzero ha fatto su un casino della miseria dicendo che il forno a microonde creava tumori, cancri, tutto quello che c'era in giro per queste temperature che tu scaldi rapidamente ma ad alta temperatura velocemente. Certo. E diceva che poteva creare perdita di minerali, vitamine e tutto quello che vuoi. Può essere in parte vero, può essere in parte non vero, ok? Nel senso che partiamo dal fatto che quello che mette il forno a microonde deve essere di qualità. Se metto la schifezza confezionata 6 mesi prima, surgelata, qualsiasi cosa che la fai, ovunque la fai, non va bene. Non va bene. Vogliamo ricordare però, Sara, i recapiti telefonici, sì, magari per intervenire in diretta oppure per fare delle domande a Piero tramite email o tramite sms o WhatsApp, per la diretta 333-3248-700, sms e WhatsApp che già ci stanno arrivando 351-8030-902 e redazione @legnanointv.it. A proposito di questo, se posso cominciare, sì, certo, a farti una domanda da parte di Agnese, che salutiamo, chiede questo: buongiorno, mi chiedevo se per caso la frittura avesse ogni tanto qualche beneficio. Magari. La frittura sarebbe una buona cosa. Il problema della frittura è nata ad alta temperatura, l'olio usato più volte, praticamente fa acquisire al cibo più calorie perché trattiene l'olio e poi fa perdere sicuramente valori nutritivi ad alte temperature. Ecco. Qualcuno sostiene di usare l'olio di mandorla, addirittura quello anche di mandorla ha provato una bestemmia, sì, unica, va bene se vogliamo, l'olio di palma, l'olio di oliva, però cambiarlo spesso. Il problema va bene cambiare di semi anche, ma il problema è che tu lo puoi cambiare quanto vuoi, ma ad alta temperatura
va a perdere, fa perdere comunque il valore nutritivo al cibo e poi ti dà un apporto calorico maggiore. È logico che se tu lo mangi con l'olio spesso cambi, ha un altro sapore, ha un sapore meno bruciato il cibo. Quindi niente spesso. Fritti? No, ogni tanto vanno bene, però se tu mi dici adesso ho fatto quelle pentole con la friggitura a temperatura bassa, per... sì. Ma ragazzi, è sempre... quel concetto è quello. Ma lì non alzi la temperatura, l'olio, eh. L'olio. Però se mi permetti, sì? Visto che ne abbiamo proprio parlato, sì, qualche giorno fa con anche qui un esperto, uno specialista, ci ha consigliato di friggere con un olio extravergine d'oliva di alta qualità, però anche hai detto qua parola sempre, giusta, alta, ecco, qualità, capire com'è. Perché il punto di fumo, perché poi alla fine il problema è quello lì, il punto di fumo del condimento, esatto, nel quale, esatto, friggiamo. Chiaramente se si raggiunge un punto di fumo a una temperatura più bassa, cosa succede? Che degrada più facilmente sia il condimento che chiaramente, certo, il valore nutrizionale del cibo che viene infilato nell'olio. Quindi l'olio extravergine d'oliva che ha un punto di fumo, quindi inizia a bruciare, questo sostanzialmente, sì, a 95 gradi, sì, anche qualcosa in più, sì, circa, anche qualcosa in più, addirittura alcuni 120. 120, dipende sempre dal tipo di olio. Esatto. Chiaramente garantisce un risultato migliore nutrizionalmente parlando, anche se meno vogliamo, calorico, anche meno calorie, perché viene assorbito molto meno, perché fa così, sì, praticamente ci va dentro, va dentro, entra dentro l'alimento, e quindi anche lì l'olio deve essere caldo quando si frigge, perché così non viene assorbito. Il giusto problema, Piero? Brava, è vedere quante attività commerciali hanno il coraggio di prendere l'olio invece da quello da 20 litri della latta e usano l'olio buono. Ma sicuramente problema, sì. Io non è che sono contrario alla frittura, non puoi mangiare tutta la vita quelle micro, mangio le patatine con la macchina apposta per la... sì, va bene, ma le patatine non c'entrano niente, stiamo trovando sempre gli escamotage, ma in realtà è che la frittura puoi mangiare ogni tanto, non, certo, è che dico di ma no, più che altro perché è mangiata fa male per la tipologia di cottura, però che... sai che mi vengono a dire, giustamente sono d'accordissimo con l'olio e tutto, però è sempre frittura, non è, è un metodo di cottura che su una persona che magari ha il colesterolo alto, altre problematiche, altre situazioni, io la eviterei, ecco. La dieta purtroppo, un'alimentazione sana non prevede questi trucchetti, no? Se mi permetti. Poi è logico, sì, se mi dice la frittura, ma mangiatela una volta di tanto, non ti vengo a fare la guerra. Certo. Vai... Perché le patatine fritte, adesso parliamoci, come si fa a rinunciare alla patatina fritta? E 3 litri di birra, ma per dire, scherzo. Però sicuramente benefici se ti dico olio, sì. Ha meno difetti quella cottura con olio più, okay, adeguato e tutto, però se tu vuoi dirmi posso mangiare 4 volte a settimana frittura, io ti dico puoi farlo, ma se parliamo poi di dieta non ci siamo capiti, cioè, certo, mangiare bene intendo. Tra l'altro una cosa, Piero, visto che siamo su questo argomento qua, ho detto patatine fritte perché chiaramente sono un po' croce delizia, esatto, tutti, ma ad esempio quelle che dicono non sono fritte ma sono al forno, sì, in realtà è vero che sono state precedentemente, certo, fritte, quindi in realtà in forno le scaliamo e basta. Bravissima, è come gli alimenti con non c'è il sale in superficie, senza sale ma è dentro, ragazzi, certo, tutto ciò che è fatto rifatto, congelato e tutto, sicuramente magari non stai male perché non vai a star male, però precedentemente hanno fatto questa modifica. Ecco, tutte, quindi mi raccomando, non pensate che prendete come le patatine senza sale aggiunto e poi ci entra il sale. Non ci sono. Volete, quando volete sgarrare, sgarrate bene e basta. Non continuo a trovare mezzo di scamotaggio. Mangio il light, vado a mangiare la pizza, dicevo un'altra volta. Mangiale e basta, finiamola qua. Tanto quando sgarre, sgarre. Adesso leggevo un mio amico su Facebook che lui ha fatto una gara, dice tutti col panettone proteico. Ma mangiate sto panettone normale, sto panettone proteico costa 27 euro. Quello che dico io. Sì, anche con l'uvetta, anche quello che volete voi. La crema al mascarpone. No, esatto, ecco, sempre sopra le righe. Però sicuramente anche il panettone, un esempio, mangiate quello che volete, non state a trovare l'alternativa proteica, perché tanto in ogni cosa che mangiamo, se vogliamo, c'è sempre una particolare, sì, che ci fa pensare bene. Impariamo a leggere le etichette, come diciamo sempre, e vedete che gli zuccheri trasformati con altri nomi non sono proprio uguali. Ecco. Allora, a proposito di cottura, volevo farti una domanda, ci è arrivata un'altra domanda per te. Vorrei chiedere al signor Piero se parlando di nutrienti che restano a fine cottura c'è diversità, lo dicevi prima, tra la cucina a vapore e il microonde. Spieghiamo la differenza. Sicuramente con la cucina a vapore, che non venga fatta a una temperatura anche questa alta, sicuramente va meglio rispetto alla frittura. Poi famosa temperatura, quanto la tira temperatura, molti sostengono che con la temperatura troppo alta va a perdere le vitamine
mentre i minerali si sciolgono e rimangono nell'acqua, quello che rimane, la bollitura quando fa temperatura alta. Sì. Anche lì vi dico, ci sono pareri contrastanti, c'è chi dice che questi minerali vadano in quest'acqua, ma non puoi berti l'acqua del coso, cioè non è detto. Ricordiamoci sempre che alla fine di una cottura a vapore, quello che volete, se io prendo una carota che ha un colore arancione chiaro e a fine cottura la carota mantiene lo stesso colore, vuol dire che ha mantenuto i minerali, le vitamine, se la verdura, il frutto, quello che vuoi mettere dentro, va a perdere colore e diventa molle, tutta sfatta, vuol dire che ha perso minerali e vitamine. Un modo per capire in modo brutale se l'alimento ha contenuto minerali e vitamine è che il colore deve rimanere uguale. Che se mangio la carota si perde carota, se prendo la carota, faccio un esempio, con la forchetta si sbriciola tutta, cottura troppo alta vuol dire che ha perso tutto. Ha perso, perfetto. Io lo dico sempre, anche il riso, la pasta, se cotta troppo, perde l'amido, perde tutte le sue caratteristiche. Non è solo il fatto di dire faccio la gara o non faccio la gara, ma ho perso il significato di mangiare la pasta o il riso. Invece sempre per quanto riguarda la domanda tra la cottura al vapore e quella microonda, la più sana ovviamente è quella al vapore. Sicuramente. Al vapore. Anche lì però mi comando sempre fino a che cottura tieni, fino a quando lo metti la temperatura, perché però sicuramente vince il vapore, senza quindi la dieta a vapore. A vapore. Ma allora, io anche sulla, quando uno fa la carne alla griglia, tutti dicono quella crosta che si forma sulla carne anti tu. Sì, ma se ne mangi 14 quintali, no. Ma anche la spina se vado tutti i giorni può creare un tumore dopo un anno, voglio dire. Non è quello che mangi, è quanto lo mangi, con che quante volte a settimana, con che frequenza, tutti quindi i giorni vado a mangiare. Quindi la grigliata in estate ce la concedi? Ma mangiate, io vedo anche qua questa guerra grigliata per il grasso, quello di porta a destra, va in la griglia, è una centrale nucleare quella griglia lì. E poi la griglia comunque è un metodo di cottura abbastanza... Sì, loro dicono di non farla mai troppo cuocere con la crosta sopra perché quella è tossica e non metto troppo condimento perché poi l'olio comunque cottura va media. Dentro la cottura media. Diciamo che forse l'ideale mangiate. In quel caso lì magari è marinare prima. Bravissima, marinare prima è un'alternativa, bravissima. Che mi è venuto in mente una cosa, una volta avevo mangiato delle bistecche marinate in maniera molto particolare, molto particolare. Mi è venuto in mente adesso. Ed è... E insomma poi chiaramente una volta marinate hanno assorbito diciamo gli odori, certo. I sapori. Della marinatura, ma ecco non l'hanno proprio trattenuta tutta, quindi questa marinatura serve anche da protezione sulla griglia per la carne che quindi poi si cuoce. A me fa ridere quando vai in un ristorante e dici io voglio il petto di pollo senza niente, ma lo fai su una griglia che c'è stato prima il pesce, il sale, l'olio, quindi ripeto, quando dovete sgarrare o state a casa vostra e mangiate bene o sgarrate, queste certo. Mezze misure hanno sempre dietro un falso mito, perché se vado in un ristorante alle 11 di sera dico mi fai il pollo, sì, ma su quella piastra cosa c'è? Non è che ti pulisco la piastra per te, voglio dire, c'è il suo olio, sale, tutto quello che c'è e lo trattieni anche tu. Sì, è vero. Ed è anche questa cosa, io dico sempre e che... la pietra ollare, ad esempio, mi ci la sono pietra, tutte queste la pietra ollare, no, ma è vero, è ottima. O il sale, la piastra di sale. Ho fatto anche il telefono, aver coperto, sì. Poi per questioni commerciali è diventato tossico, però non era tossico. Okay. La pietra uguale, il problema della pietra è che ha un certo costo. Come fate a trovarla dopo in miniera, supermercato, a 7,90 l'offerta? Quella è tossica, manetta, cioè. E logico, loro fanno un rivestimento con una... specie di vernice apposta, che sono anche sulle macchine, okay. Tipo vernice lì, e tu magari per due, tre mesi, sì, sei mesi, ce l'hai bella pulita sempre, poi ci fai caso, cominci a lasciarci dentro il segno, la graffi, o salta via un pezzo, il che non vuol dire che tocchi, ma se mangi, muori. Però sicuramente il concetto che voglio far passare alle persone è che un prodotto di qualità non puoi pagare meno di una pintola normale, ragazzi, non c'è l'offerta, perché hanno costi, hanno costi di lavorazione, la pietra va trattata, tutto questo, non puoi avere... Io ho visto le pietre qui a 10,99. Il pezzo medio, se valte tanto minimo, come fai allora tu a comprare e dire mi fido? Devi essere obiettivo, c'è qualcosa certo. Che non quadra. Il telefono è uguale, si staccavano i pezzi, qualcuno volutamente mangia qualche pezzo alla cara di telefono, dice muori, no, non muori, non è quello, però ragazzi il problema è che dietro c'è sempre la questione commerciale, io azienda, tu fai il telefono, io faccio un nuovo materiale, dico benissimo. Cominciamo a trovare 10 dottori che dicono che è quel prodotto. Noi, se torniamo al discorso di internet, leggiamo tutto quello che c'è in giro e ti vengono 8 miliardi di malattie nel corpo perché hai mangiato in quella pentola per un anno e ci sono morto ormai. No, no. Non è così. No. E senti, quei rivestimenti di cui parlano adesso, magari per le pentole, che ne so, la Sapphire, la Stick, quelle cose lì, cioè lo zaffiro nelle pentole,
non credo guarda, sia possibile. Io l'unica cosa che posso dirti che ho vissuto di persone in azienda è che sono delle pentole che puoi mangiare anche chi è allergico al nickel. Sì. Fatto col materiale di bisturi, quello da laboratoria. E cioè quello chirurgico. Bravissimo. È un'azienda che l'ho vista dal vivo, quindi non, dove ha messo dentro frutta, verdura, riso, tutto, e hanno mantenuto tutti gli stessi sapori, antigrafi e tutto. Ecco, hai anticipato la risposta alla domanda di Gabriella che chiedeva se esistono pentole per chi è allergico al nickel. Come si chiamano? Ripetiamo l'azienda. Il materiale. Il materiale è per materiale chirurgico, quello che utilizzi. Acciaio chirurgico. Acciaio. Okay. Però è un acciaio che volete vedere, che quando tu gratti la moneta sopra, cioè non rimane nessun segno. Perfetto. Cioè la puoi... Il problema è quello. Uno mi dice costano. È vero, costano. Però se ti do un tipo di cottura che in 2 minuti fai il riso contro i biscotti classici, non perdi la cottura, non perdi i produttivi, tutto, e costa X, ma garantito tutta la vita, invece di comprare 40 pentole che butti fuori dalla finestra, certo, 3x2, secondo me, per chi ci tiene alimentazione, logicamente è un'altra cosa. Io questa, ripeto, questa idea l'ho vissuta, sono andato a curiosità a vedere questa presentazione e devo dire che provato il cibo, provato delle tecniche così, contro tutto quanto, a graffiare non lascia segno, quindi chi è allergico al nickel può mangiare senza, certo, morire di fame o trovare 3.000 alimenti con nickel, tolgo quello, metto quello, riporto. Però ecco, questo che magari non riusciamo a capire, ad esempio una volta c'era questa moda del fondo spesso, fondo, no? Spesso, sì. Che anche nella pubblicità lo diceva, sì, sì. Che poi anche lì deve essere molto più spesso di quello che molto diceva più la pubblicità di quella, bravissima. Perché allora in questo modo si possono usare meno condimenti, ma il problema non è tanto il fatto di usare il condimento in quanto tale, ma perché altrimenti se il cibo si attacca alla pentola... Fa questa crosticina anche, va a perdere tutto, la temperatura alta si attacca, fa aprire, diciamo, l'alimento e fa perdere tutti i nutritivi. Sì. Quindi è come se si perde, sa che si stacca, bravissima. Esatto, su chi si... Tu il cibo non puoi prendere un pezzo di carne ed è un marmo che lo lanci contro il muro, cioè nel senso... E deve provare a tirare il petto un po' alto così, chi fa la palestra, comincia a bucarlo tutto perché sennò dentro è crudo. Ok, sono i tipi di cottura che tu lo lasci così, lo giri ed è cotto. Quindi per chi ci tiene alimentazione dovrebbe guardare un pochettino più alcune cose, magari andare alcune presentazioni per curiosità in generale, ma di tutto quello che c'è, e vederlo dal vivo. Non sentire dire soltanto, ripeto, o il dottore pagato dell'azienda, o lo specialista, o l'atleta pagato, perché giustamente dice io sono pagato, lo dico. Su queste cotture qua di base non è un po' di condimento ci vuole, sì. È la cottura che fa assorbire o tutto il condimento, quel poco che è, o ti fa perdere i valori nutritivi, perché se si spacca tutto, ricordate che un alimento cotto lo prendo e si sfrantuma tutto dentro la carne ha perso tutti i valori, cioè potete mangiare quanto ne volete, spendere 40 euro al chilo per un petto di pollo, ma se è tutto sfrantumato... Senti, ma allora avevano ragione le nostre nonne quando facevano il pollo lesso, ad esempio, sì. Nel senso che poi utilizzavano il brodo, quindi andavano a recuperare quello perché che è la carne. Il pollo lesso è una cattiveria atroce. Senti, io invece adoro il pollo lesso, il petto lesso. E perché è lessa già lei? Perché lei è già lessa, sì. E quindi neanche a Natale è buona. Io ormai guarda. La cottura si fa bene. Ma non sai, ti curare di loro, ma guarda e passa. Passa. Mi piace questa frase. Ma invece un'altra cosa, le pubblicità che si vedono, no? Questo acciaio inossidabile, no? Acciaio ossidabile, c'è un po' un bombardamento di... Ma ci può anche stare acciaio ossidabile, quello che... Ma ripeto, se io compro una macchina che costa fuori 60.000 euro e tu la metti pubblicità a 20.000 euro, 15.000 euro, a me sorgerà un dubbio che ho capito che tu fai una grande poco, vendita, c'è qualcosa che non va. Molti dicono, magari abbiamo produzione e vendiamo tanto. Ma ho capito, ma tu vuoi vendere quanto vuoi. Ma ragazzi, il problema è che sto sbagliando qua in Italia, questo lo dico a 1000 per 1000. Risparmio, ma se il prezzo medio è 10, tu esci a 8 è un conto. Ma se il prezzo medio è 10 esce a 4, non è che sono gli altri disonesti, e questo qua è disonesto, ti vuole fare. Magari non ti succede niente, non è un problema di. È che perdi tutti i valori nutritivi. Allora, certo. Non ti vai a comprare 20 euro in farmacia di multivitaminico, se poi te la mini. Io un giorno ho fatto un calcolo, la persona dico: multivitaminico 400 euro all'anno. Siamo il paese d'Europa che spende più soldi in farmacia per multivitaminici. E siamo tutti raffreddati, compreso me. Ditemi voi, allora se non è meglio, magari. Dobbiamo mangiare meglio.
mangiare meglio e avere anche un tipo di cottura meglio. Guarda, io ti posso dire che la pasta straccotta non è che il sapore che fa schifo, è che poi non la digerisci. La pasta troppo cotta, ce l'hai qui, il riso sale su e giù, perché la cottura però aspetta, sbagliata. Troppo cotta ma nemmeno troppo... No, troppo cruda nemmeno, no. Troppo ardente, no, quindi... Perché troppo cruda non la digerisci proprio, ma troppo cotta, quando dici ho mangiato quella pasta lì, l'ho digerita oggi, strano. Perché troppo cotta comunque colla, ti si va dentro lo... Cioè la, bisognerebbe lo rispettare il tempo. Bravissimo. Bisognerebbe però spentola. Anche lì, molte persone non hanno tempo. Un esempio, c'è un tipo di cottura che tu imposti il timer, 8 minuti e ti suona, quando è finito si blocca. Cioè, se una persona è occupata, non può controllare quello, giustamente, la donna di casa che ha figli e tutto quello che è, magari una cosa così può aiutarti, facilitarti. E vi posso garantire che poi quei soldi che spendete in farmacia, guardate me, sono sempre malato, però sicuramente ti aiuta. L'alimentazione di base, poi è logico, la vita stressata, tutto quello che volete, dormire poco, però basta trovare... tipi di cotture ai saldi che ti regalano anche la scarpa, la motorino, il motorino, il matrasso e me, tutto compreso, a 12 euro. E che è questo? Questo è un genio, non è un genio. È Natale. Però se mi regalano anche te, io la compro la batteria. Brava, di pentola, così mi piace. Vabbè. Batteria comprata, la scarpa, mi schiacciate un pulsante, vi dico quello che volete. Ma questi sono un furbi, sei sì. Un bimbi, un furbi, un bimbi. Bimbi che anche a cucinare lo devo mettere. No, a cucinare no, no. So fare pasta bianca e per tipo non va male. È per quello che sei bello magro, bello asciutto. Bisogna prenderlo per la gola questo ragazzo qua. Vabbè, insomma, troveremo un modo. Anche per l'alcol, l'alcol sono un po', mi piace. Per il piano, mi fa riflettere. Non è mangiare. Non è sano, non è cottura. Se uno beve 14 negroni. No, io bevo una volta a settimana perché quando devo meditare, che okay. Sono te medito con la sera. Sei da whisky da meditazione tu, sì. Con ghiaccio. Sì, perché troppo caldo mi fa sudare. On the rocks. On the rocks, buono, no. Buono, va bene, insomma, dai. Ma, allora, ricordiamo, abbiamo ancora poco tempo, anche quest'oggi, insomma, le nostre trasmissioni volano. Sicuramente quello che insisto, mi permetto di dire, non credete a quello che vi regalano sempre, non credete a questa guerra dei tumori, dei cancri, perché c'è una guerra lunga, cioè non voglio dire... Però se uno mangia la griglia tutti i giorni, gli viene il colesterolo che è a 8500. Le arterie si chiudono e magari ti viene in futuro un infarto. Ma non è la griglia in se stessa, è il fatto che la mangi tutti i giorni. Sì. La frittura alta, bassa temperatura, quello che volete. Non è così. Ricordatevi sempre il colore. L'alimento che è dentro non si sfascia in 20.000 parti e che non lascia giù 7 litri d'acqua l'alimento. Altrimenti vuol dire che c'è qualcosa che non va bene. Sono queste le cose da guardare. Poi ripeto, che voi volete comprare XY, è un discorso di una persona che vuole fare, però a 7 euro, 10 euro, quando praticamente 60, 100 euro, fatemi una domanda se veramente questo è il prodotto che pubblicitano, solo quello, ragazzi. Esattamente. Io ti chiederò, prima insomma di salutarti anche oggi, visto che è l'ultima puntata prima di Natale, poi ci qualche vediamo. Consiglio natalizio, certo. Diciamo così, che magari può darci una mano per... stare attenti. Due falsi miti così al volo, quando volete ve le dico. Dai, dai, allora facciamo così. Passiamo la parola alla nostra redazione esterna. E poi vedo due falsi miti. Bravo, Italpress 24 per le news a carattere nazionale e internazionale. Poi Piero rimane con sempre noi e ci cultura. Dà due dritte natalizie, così insomma ci sentiremo meno in colpa. E mi pensate. Esatto, faremo saltare due verdurine e via. E due tre birre per me. Esatto, fai regia.